Ciao a tutti e bentornati su questo nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se ancora non lo avete fatto, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale e lasciate un pollicione in su a Raffaele, soprattutto che tra poco inizierà la scuola. Quindi oggi video back to school, quindi andiamo a vedere che cosa abbiamo della scuola. Bravissimo. Allora, pronto? Sì. Sei pronto per entrare, sì, in prima elementare? Sì. Emozionatissimo, anche se ogni tanto gli prende. Non ci voglio andare, invece ci dobbiamo andare. Giusto? Ragazze, iscrivetevi, ve l'ho detto prima, ma attivate soprattutto la campanellina, perché così venite aggiornati dei miei nuovi video in uscita, perché tante volte su Instagram mi scrivete che non avete l'aggiornamento delle uscite dei miei video su YouTube, quindi attivate la campanellina, mi raccomando. Allora, iniziamo subito. Come prima cosa non poteva mancare lo zaino. Allora Raffaele ha scelto, attenzione se no lo copro, no, questo della CJ. Aspetta Raff, spostati, se no eccolo qui, questo qui con lo squalone, già l'abbiamo ordinato, contrassegnato, no, nel senso abbiamo già messo questo portachiavi dove c'è scritto Raffaele e T puntato di tacconi, e abbiamo scelto questo qui con il trolley, giusto? Sì. Perché eventualmente lui faccia fatica, questo penso che sia la soluzione ideale. Ecco qui, si richiude, si riapre, manichetta, questo è estraibile, quindi se vogliamo poi togliere il trolley ce lo mettiamo a spalla, giusto? Le rotelline sono queste qui che sono per le scale pure, quindi se non lo vuoi cambiare ci puoi fare pure, non so se è terza, quarta e quinta o quarta e quinta e sopra, perché sono due piani la scuola. Allora, come zaino c'ha la tasca grande dietro, la taschina più piccola dove all'interno c'è un'altra taschettina, non so se riesco a farvelo vedere, della borraccia, per poter mettere, bravissimo, fatti vedere la borraccia, ed qui davanti è la taschettina più piccola, quindi credo che come zaino è fatto super bene. L'abbiamo trovato in sconto su eBay, l'abbiamo preso se non sbaglio a, io pensavo, non ricordo se 89-86, il tabellino l'ho già tolto. Ah, abbiamo messo anche questo bellissimo skate che ci è uscito sul Happy Meal del Mac, quindi l'abbiamo messo qui così Raffaele può riconoscere benissimo il suo zainetto, anche perché ancora non sa leggere, quindi se nel caso ci sono zaini uguali gli ho messo qualcosa che lo possa differenziare dagli altri, quindi ho pensato di metterci questo portachiavi con la scritta del nome, anche perché ho ordinato gli stickers ma ancora non arrivano quelli lì per etichettare tutti i colori, tutte le cose, infatti siamo in ritardissimo, quando arriveranno, nel caso se volete ve lo faccio vedere su Instagram, quindi seguitemi tutti i giorni su Gianna Shining Mom su Instagram, che facciamo le storie, vero? Sì! Siamo sempre presenti, qui un che po' meno. Le storie. Comunque, allora, come seconda cosa importantissima è il grembiule. Può mancare il grembiule. Allora, su questo grembiule dovete sapere che le ho volute espressamente con la cerniera, perché lui, non avendo ancora la possibilità di attaccare i bottoni, ho preferito questa nel caso se lo dovesse togliere e mettere, anche perché appena rientrano a scuola ci hanno detto che gli toglieranno i grembiulini, perché è caldo qui da me, è ancora molto caldo, quindi al collettino bianco dobbiamo anche questo contrassegnarlo qui, dobbiamo etichettare tutto e ne abbiamo presi due uguali, solo che per differenziarli nel caso ci metterò uno stemma con le R o sulla tasca, qualcosa per differenziare nel caso non si vedesse che ogni tanto gli cambio il grembiulino. Quindi questo
è il grembiulino, questo è lo zaino. Adesso passiamo alle cose di materiale scolastico, quindi didattico, tutte queste cose che serviranno. Allora, come cosa principale siamo andati, ma veramente volevo farvi il vlog dove andavo ad acquistare, a prendere, solo che ci siamo messi in mente di risistemare la cameretta, giusto? Sì. La stiamo facendo nuova, nuova, nel senso, stiamo un attimino di... stiamo mettendo un attimo a posto, perché che ci vogliamo mettere? Che ci vuoi tu nella cameretta? La scrivania. La scrivania, quindi diventerà importante, quindi a molti molti giochi, vero, l'abbiamo tolti, sì, l'abbiamo sia messi da parte, infatti per chi ci segue su Instagram più o meno sono forse 3-4 giorni che sto sistemando la cameretta, quindi abbiamo cambiato qualche disposizione di cose e metteremo la scrivania di fronte al... l'armadio letto qui, quindi poi se volete vi farò vedere, Raffaele tu fai aspettare a letto, e vi farò vedere poi quando andremo all'IKEA, penso che andremo all'IKEA perché siamo andati a Mondo Convenienza, ma ci è sembrato un po' assurdo il prezzo, non tanto per il prezzo ma per quello che volevamo, ci chiedono tipo 1800 euro per la scrivania, ma... e un mobiletto a fianco con l'anta. Abbiamo visto qualcosa su IKEA, quindi vorremmo andare lì, poi vi aggiornerò. Poi passiamo al terzo e cosa molto molto importante, che i libri, i libri di prima elementare, qua casca tutto perché è tantissima roba. Allora, come primo libro c'è questo qui di inglese, mo casca tutto. Questo qui di inglese, non so chi di voi già l'ha adoperato questa tipologia qui di libro. Poi abbiamo questo qui, è religione mi sembra. Religione, sì, perché noi abbiamo scelto di fare anche religione, quindi ci sono tre libri, questi qui. Poi, metti in bolli, c'ho spazio. No, questi no, devo far vedere. Questi sono italiano, matematica, penso storia, geografia, tutte le altre cose. Mi si è agganciato il braccialetto, vabbè. Pure geografia. Questi qui sono tutti gli altri libri. Allora, ho dato una sbirciatina, mi sembrano veramente fatti bene. Poi l'altra due sere fa... sì, due pomeriggi fa siamo andati alla prima riunione con le maestre, quindi abbiamo conosciuto tutte le maestre, a noi ci ha fatto una buona impressione e ci hanno spiegato che cosa dobbiamo portare, quindi primo giorno i libri non si dovranno portare perché i primi giorni faranno l'accoglienza, essendo bambini giustamente di 6 anni, escono dalla materna, quindi dovranno approcciare, quindi i libri per il momento non serviranno. Quindi come libri sono questi. Poi abbiamo preso un pacco di quadernoni da 10, perché qui da noi c'è un negozietto che è l'Assassino, quindi per chi mi segue dal mio paese o qui intorno, si chiama Assassino, e abbiamo preso questo pacco sempre di SJ, giusto? Sì. Di 10 quadernoni, hanno richiesto i quadernoni questi qui da un centimetro, cioè quadernoni a quadrettoni da un centimetro, ecco. Quindi abbiamo preso questo paccone e poi ho preso sempre lì, ho preso delle foderine queste qui trasparenti che hanno gli animaletti, così lui può... non ripeto, non sapendo leggere, non sapendo leggere, si può aiutare con gli animaletti in questo caso, solo che lì ce n'erano solo di 1, 2 o 3 o 4 animaletti. E io ho pensato di prendere da Primark degli sticker da mettere sopra. Io comunque già ho foderato 2-3 quadernoni. Anche se il primo giorno dovrà portare solo un quadernone e l'astuccio. Sì. Però io questi qui già li ho foderati in questo modo. Sono veramente fatte bene. Anzi, io l'ho pagato 50 centesimi. È veramente una cavolata. Sono fatte così. Hanno la foderina così per poter proteggere i fogli dove già c'è scritto.
e così quindi questi così non si rompono, non fanno le orecchiette, le classiche orecchiette. Staremo attenti, essere abbastanza ordinati, vero? Sì. E quindi questi sono i quadernoni. Fatti vedere quella. Poi aspetta, no, non lo prendiamo. Poi sempre della SJ, abbiamo fatto tutto a tema SJ, abbiamo trovato questo diario, era in sconto e l'abbiamo pagato tipo, non ricordo se 9,99 o 11, non ricordo di preciso perché, vi ripeto, volevo farvi un vlog ma alla fine mi è saltato tutto e praticamente abbiamo preso questo. Solo che ci hanno riferito che il primo anno il diario, io pensavo, sapete, per le comunicazioni, non tanto per i compiti scritti, ma per le comunicazioni, genitori, insegnanti o insegnanti, genitori, pensavo potesse essere utile, però penso il primo mese utilizzeranno il quadernone per fare anche da comunicazione. E abbiamo preso comunque, io penso che questo potrebbe andare bene anche per il prossimo anno, non so se c'è scritto, perché aveva i giorni da barrare dentro, non erano già scritto, cioè non c'era già scritto lunedì, martedì, mercoledì, e quindi mi sembrava, però non serve, vabbè, ha pure degli stickers all'interno, era veramente molto molto carino, vabbè, lo utilizzeremo appena è possibile. Poi da Pepco, come vi dicevo, ho preso questi altri stickers da mettere per dire anche sui libri, che lui giustamente, non sapendo scrivere, li può riconoscere con questi stickers, che ne so, italiano c'ha la macchinuccia, matematica c'ha il pulmino, religione c'ha, non so, il trattorino, tutte queste cose qui, mi è sembrato carino. Poi ho preso sempre da Pepco questi stickers qui da mettere sul libro, perché allora le copertine dei quadernoni ce l'avevano già per scrivere, per etichettare, mentre i libri ce l'hanno foderati in cartoleria e non c'è il... per contrassegnarlo, quindi per etichettarlo, e quindi userò sicuramente questo, solo che non ha foderato uno o due, non farà niente, vabbè, le comprerò nel caso. E niente, quindi questi sono gli stickers. Poi abbiamo preso qualche colore, perché ci hanno detto che i colori ne serviranno tanti. Anzi, come mi ero dimenticata veramente, una cosa pure importante, l'astuccio. Questo è stato un regalo della madrina e padrino di Raffaele, quindi un saluto a zio Salvo e zia Chiara, giusto? Sì. E grazie per il pensiero. Gliel'hanno fatto per il suo compleanno, perché il 14 Raffaele compierà 6 anni, però lo festeggiamo il 16, quindi se riesco vi faccio pure un piccolo video. E lo abbiamo etichettato sempre con il portachiavi, invece di scriverlo qui o da qualche parte, ho pensato di etichettarlo così come come lo zaino. Quindi, perché zio Salvo e zia Chiara stanno a Busto Arsizio, quindi ce lo hanno spedito loro personalmente. Allora, all'interno dell'astuccio troviamo una colla, un temperino, una gommina, una penna cancellabile, una no, una matita, le forbici e il righello. I righelli, sì, che sicuramente non serviranno, però... Poi l'unica cosa che ho fatto caso di questo astuccio è che ha praticamente due scomparti solo con colori pastelli, però alla fine va bene perché useranno solo quelli. Nel caso poi utilizzeranno i colori a spirito, faremo un altro borsellino. Ok. Sì. E quindi dentro ci sono questi colori tutti della Giotto, sia questa, la colla era la Pritt, come abbiamo visto, però io ne ho comprate altre per sicurezza, perché sicuramente faranno parecchie cosine con le fotocopie. E questo è l'altro scompartimento di colori, quindi ha due scomparti di colori e uno
per le cose principali da utilizzare. Quindi questo qui è uguale praticamente allo zaino. Eccoli qui. Abbiamo fatto il coordinato. Sì. Quest'anno tutto gemelli. Sono gemelli. Quest'anno tutto coordinato, pure quaderni e tutto. Anche se il quaderno di questo personaggio qui, di questo animale qui, non c'era. Però ce ne sono altri, quindi va bene così. Poi, come vi dicevo, abbiamo fatto scorta di colori. Veramente ho altri due pacchetti che non li ho... Penso che li ho messi nell'armadio, però altri due pacchetti di questi qui li ho trovati. Secondo, questi qui li ho presi da Pepco pure. Sì, Pepco. Ancora tutti da Pepco. Questo qui invece è gli Helios, 1,99 euro, c'è scritto ancora. Questi qui da Pepco, 1,30 euro, c'è scritto qui il prezzo, quindi mi è sembrato, e sono, aspettate, 24 colori, mentre questi ne sono 12, quindi consiglio Pepco, un consiglio mio. E ho preso questi altri due pacchetti di colori. La borraccia, Raffaele di solito usa la boccettina d'acqua con il beccuccio, che è molto più comoda sinceramente. Però abbiamo anche la borraccia dei Me Contro Te, nel caso si volesse portare la borraccia invece che la bottiglia. Poi, colle a volontà. Però queste sono tre. Ok, va bene. Questa è la colla sempre Prit grande. Ne abbiamo presa per di più. Ah, tirati più qua che non ti vedi. Hai visto? Solo io. Oh no! Non fa niente. Andiamo. È rotolata la colla. E poi abbiamo preso... Proprio stamattina ce l'ha riportato... Babbo che l'ha trovato in offerta a 3,99 euro, se non sbaglio, però adesso lui non c'è qua, non so, non mi ricordo. E abbiamo preso questo, ha preso questo qui, due da 22 grammi e una da 11 grammi, quindi sono due medium e una mini, però va benissimo, va più che bene. Poi abbiamo preso, in lontananza recupero, un altro pacco di quaderni, tanto male che va se questi non vanno bene perché sono un po' più piccoli di quelli che abbiamo preso degli SJ, infatti costano... i quaderni di SJ li abbiamo pagati 17 euro, se non sbaglio. No, 14,50 euro questi qui. Però ho preso per sicurezza un altro pacco tipo di questi, ma semplicissimi, più piccoli, molto infatti costano 4,99 euro. Male che va, se non vanno bene proprio per la scuola, le uso per le brutte copie o per farlo divertire a casa. Ma che stai facendo? Poi abbiamo preso queste due gomme in più, perché sicuramente tra gomme e matite se ne andranno perse non so quante. Sia per detta di genitori e sia amiche e sia per detta delle insegnanti. Infatti ci dobbiamo ricordare, il primo giorno di scuola dobbiamo portare un quadernone, l'astuccio, poi in una sacchettina, ci hanno detto, tipo le sacchettine quelle tipo congelatore con il cosettino, il carrellino, da mettere una matita è una gomma, io nel caso sì, una matita è una gomma, quindi è una penna. No, la penna ancora non l'ho utilizzata, quindi per il momento matita e gomme a volontà. E l'astuccio? L'astuccio pure, quadernone, dobbiamo trovare un altro o un astuccetto o queste bustine ermetiche da metterci dentro queste cose qui. Infatti devo ricomprare le matite, perché le matite non le ho prese per di più, quindi devo andare a prenderle. Poi, come ultime cose, un pacco di colori a spirito. Questi sono doppi, vedete, hanno il tappo sopra e sotto. Queste, se non sbaglio, non mi ricordo se le ha prese alla Lidl. Non ricordo dove le abbiamo prese. Mi sa che alla Torre. No, non ricordo. Comunque l'ha riportati Christian, non mi ricordo, XXL, di solito quando c'è questa scritta è la Lidl, non ricordo. Vabbè, comunque un altro pacco di colori a spirito. Poi non so se avranno, motoria l'avranno, però non so se già li porteranno in palestra o meno. Su Temu, come avete già visto sicuramente nella sacchettina, i miei unboxing, si sentono le campane, spero che mi sentite, che è mezzogiorno qui, cioè qui nel senso adesso, e ho preso questa sacchettina
blu, che la devo un attimino rivedere, che è di color blu. Sì, è colore blu, l'ho presa neutra, nel senso colore monocolore, capiente, cioè è abbastanza resistente, dove poter mettere, non so se chiederanno un cambio, il cambio delle scarpe, non so, comunque costava tipo €1,90, €1 e qualcosa, non ricordo, se non trovate il mio video di Temu, tanto ci sta facendo compagnia pure Jimmy, qui eccolo qua il nostro amico Jimmy, faccio casca tutto, no? E qui di questo l'ho optato per la sacchetta per motoria, per ginnastica, è caduta la borraccia. Allora, quindi questo è il nostro video, si conclude qui così, sì, perché abbiamo preso tutto, vi abbiamo fatto vedere tutto il nostro materiale scolastico per la prima elementare. Che sezione fai tu? Prima? B. Prima B, noi siamo calati in prima B, la classe dovrebbe essere buona, quindi ci è piaciuta. Le insegnanti pure, quindi siamo pronti, dobbiamo preparare lo zaino, anzi quasi quasi lo prepariamo subito, che dite, dai, facciamo, tanto dobbiamo mettere solo due cose e poi dopo prepareremo la sacchettina con il coso, con la gomma e la matita. Allora, togliamo l'etichetta del... quindi astuccio, aspetta, no, la colla non serve adesso, okay. Quale ti vuoi portare? Pulcino, micetto o ranocchia? No, ranetta, quale ti vuoi portare dei tre? Il gatto. Il gatto? Sì. Giudicato, mettiamo questo come quadernone all'interno, quindi pronto lo zaino per andare a scuola. Manca la merenda, l'acqua e si va. Qua da noi inizia il 12, quindi martedì inizieremo il primo anno di scuola elementare. Ah, l'unica cosa che dovremmo andare prima, perché martedì loro entreranno alle 9 anziché le 8 di solito, perché poi già dal giorno dopo andranno dalle 8. Però martedì mattina partiremo dall'asilo, quindi dalla scuola materna, che io questo telefono non so, si muove, vabbè. Comunque partiremo dalla scuola materna, andremo tutti insieme, bambini e genitori, verso la scuola elementare. Praticamente qui da noi è tutto molto vicino, cioè per farvi capire, casa mia è di fronte alla scuola elementare, bisogna solo attraversare una strada, quindi è tutto molto vicino, quindi andremo con la macchina sicuramente, la mano, e praticamente andremo alla scuola materna, ci dirigeremo a piedi tutti quanti, tipo processione, con i genitori, bambini e genitori, e andremo, non so se ci sarà pure la maestra e le suore, non so se ci sono, vabbè, non so se ci sarà pure la maestra della materna, okay. Qui ci sono gli abbassamenti di corrente. Quindi poi nel caso martedì proverò a registrare qualcosa del primo giorno di scuola e vi faremo vedere la nostra prima esperienza alla scuola elementare, sia per me che per lui, perché per me è il primo, quindi ricomincerò tutto da capo, quindi ho un'emozione che non vi dico. L'agitazione, tu non sei emozionato, non sei agitato? Sì, sì. Non sei contento di conoscere anche nuovi amici, perché comunque qui da noi ci sono due asili, due scuole materne, quindi si incontreranno i bambini che comunque lui già conosceva, alcuni, e alcuni di questa scuola statale, perché noi frequentavamo la scuola comunale, la scuola materna comunale. Quindi io penso di aver detto tutto. Salutiamo, ciao. Raffaele dice ciao. Come sempre vi ricordo, iscrivetevi al mio canale, lasciate, e vi ricordo di lasciare un pollicione in su. L'ha detto Raffaele, quindi mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto del video, lasciategli un like, Raffaele, così si gasa, si emoziona ancora di più per il rientro a scuola e questa prima esperienza. Speriamo bene. Io vi saluto con un grandissimo bacio, seguitemi su Instagram, su Giamma Cascia Enigmam, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!